Beh, io non presento loro, perché magari mi presento io, sono Pino Cacucci, loro sapete benissimo chi sono. Per esempio Carlo Petrini e Luis Sepúlveda un giorno si sono messi insieme a chiacchierare e ne è uscito questo libro, Un'idea di felicità, dove tutta la prima parte è proprio il loro dialogo, cioè ognuno di loro chiacchierando prova a dire qual è l'idea della felicità, poi ognuno scrive le sue sette idee sulla felicità, cosa potrebbe essere la felicità. E quindi vi cito brevemente, perché poi io sono qui solo per fare un'introduzione, ma poi siete qui per sentire loro. Per esempio, Carlo Petrini scrive già all'inizio, contro la vita dinamica propugniamo la vita comoda, contro coloro che sono i più, che confondono l'efficienza con la frenesia, proponiamo il vaccino di un'adeguata porzione di piaceri sensuali assicurati, da praticarsi in lento e prolungato godimento. Il diritto al piacere che si lega in maniera inscindibile con la lentezza. Sono necessari l'uno all'altra. Ma purtroppo la rivendicazione decisa del diritto al piacere è stata sempre per noi croce e delizia. Croce perché ci ha subito posto nella categoria dei privilegiati, quelli che grazie ai soldi possono mangiare meglio rispetto agli altri. E delizia perché io penso che il diritto al piacere sia un diritto universale di tutta l'umanità, non solo della parte ricca. Io sono agnostico, il piacere preferirei averlo su questa terra, non in quell'altro mondo. E poi ribatte, leggo solo una breve parte, ribatte Luis Sepúlveda, le iniziative che rivendicano la dignità, il buon vivere, il buon governo, l'ambiente, sono una minoranza che cresce sistematicamente ma resta sempre ancora una minoranza. Il discorso invece deve diventare universale e il messaggio deve risuonare ben chiaro. La vita è breve, buona e c'è un diritto fondamentale che è il diritto alla felicità, che non si manifesta e non si deve confondere con una sorta di diritto naturale a diventare ricco, a soverchiare gli altri. Parliamo di un'altra felicità, delle soddisfazioni piccole che però valgono molto. Ecco, sicuramente questo libro farà un po' anche da filo conduttore della nostra chiacchierata. E poi Pepe Mujica, insomma, ci sono ormai tanti libri su di lui, insomma, il primo che in Italia, non che lo ha, che ha fatto conoscere lui, il libro è venuto perché lui era già fin troppo conosciuto, ma che insomma ha cominciato a raccogliere discorsi, interviste, si intitola proprio La felicità al potere. E quindi adesso, vabbè, non posso dilungarmi a leggere troppe parti di questi libri, ma comunque ne cito almeno tre. Uno è questo, forse molti di voi già l'avranno letto, un altro è uscito recentissimamente, Un altro presente possibile, non è un libro di Mujica, però c'è dentro una lunga intervista a lui in cui, insomma, come sempre ci racconta un po' quello che ha fatto e quello che vorrebbe che fosse il mondo. Per esempio dice, per cambiare la società o per cercare almeno di migliorarla, l'unica via possibile è quella di creare una forza politica collettiva. Gli uomini da soli possono anche essere buoni battitori liberi, ma non è questo il modo in cui si scrive la storia. La storia si può modificare, almeno in parte, se si creano organismi collettivi, partiti, gruppi di persone che possano moltiplicare la forza dei singoli. Io non sono d'accordo con l'idea per cui ci sarebbero uomini della provvidenza, aperta parentesi, la storia d'Italia purtroppo ci parla di uomini della provvidenza, che regalano il progresso a tutti gli altri. No, non è così. E infine, ma insomma forse soprattutto perché questo lo trovate poi sicuramente anche qui stasera, Una pecora nera al potere, già un titolo ancora più accattivante, Pepe Mujica, La politica della gente, messo insieme
con interventi e interviste da Andrés Danza e Ernesto Tulbovitz, che so che sono qui, poi magari li inviteremo a dire brevemente insomma qualcosa a riguardo e qualche aneddoto. Vi leggo solo alcune righe. Sono bastati appena 5 anni come presidente di un paese tanto piccolo come l'Uruguay per fare di José Mujica una figura rispettata in tutto il mondo. Un politico diverso che rappresenta un altro modo di esercitare la politica e il potere. Una politica più vicina alla gente e al senso comune. Perché, come dice Mujica, da politici dobbiamo vivere come fa la maggior parte della gente, non come vive la minoranza. Bene, darei la parola a Carlo Petrini, che questo incontro ha voluto, ha organizzato e appassionatamente organizzato appunto. Sì, grazie. Grazie per questa presenza. Devo dire che aver avuto un locale ancora più grande, la domanda e l'attesa e la voglia di conoscere personalmente un personaggio come Pepe Mujica in questo nostro paese è molto forte, specialmente da parte dei giovani. L'idea di questo incontro è nata proprio da questo libro che trovate per la prima volta, prima della libreria, lo trovate qui in vendita, e quindi anche dall'opportunità di avere in Italia Pepe, e nello stesso tempo ricostruire un legame di amicizia con Luisa, che siamo della leva, siamo tutti due del 49, quindi due vecchietti e un ragazzino giovane, contro mi sembrava che poteva andar bene per parlare anche di felicità, ma avevamo parlato di felicità in questo nostro libro. E nello stesso tempo era uscito questo libro bellissimo, La felicità al potere, e allora il problema era di vedere, di ricostruire un dialogo semplice, semplice. C'è una premessa, non siamo qui testimoni di chissà quale alchimia per la felicità, anzi, mi piace citare un nostro detrattore, che delle volte anche quelli che parlano male dicono delle cose simpatiche. Questo qui scrive: Mujica, Sepúlveda, Petrini, tre comunisti. Una volta i comunisti mangiavano i bambini, adesso raccontano favole. Fantastico, fantastico. Sapete perché? Innanzitutto questo signore non sa l'importanza e la difficoltà nel scrivere le favole. E qui abbiamo un artista che attraverso le favole fa passare dei concetti molto profondi. Sembrano. Quindi la favola è da sempre un metodo per trasmettere conoscenza. E delle volte si scrivono le favole per i bambini, ma dovrebbero leggere molto bene gli adulti, forse, prima ancora. Secondariamente, ho avuto l'opportunità di conoscere un altro ragazzo che si chiama, l'ho incontrato un anno fa a casa sua, Zygmunt Bauman, grande personaggio, anche lui ultra novantenne. E quando parlavo di questo argomento, lui disse una cosa molto semplice e che penso sia, possa essere l'abbrivio su cui possiamo iniziare. Lui dice: non è l'assenza dei problemi che ci dà la felicità, anzi, avere dei problemi e mettersi in gioco per risolverli e vedere la possibilità che si possono risolvere, questa è la felicità. Io non trovo, penso che questa sia la cosa più bella. Perché? Perché questo può riguardare la vita di tutte le persone, non di personaggi
straordinaria, anche di gente umile. Affronta un problema, si mette nella condizione per risolverlo e vede la possibilità che può risolverlo. Quando vede questa possibilità, quello è un pezzo della nostra felicità. Ecco, dico questo perché rispetto alle vite di questi personaggi che sono qui al mio fianco, che hanno pagato anche un dazio fortissimo in nome della democrazia nei loro paesi, hanno sofferto ingiustizie in prima persona, violenze in prima persona, io posso ritenermi il più fortunato, per certi aspetti il più felice. Mi avvicino ai 70 anni, sono l'unica generazione italiana che per 70 anni ha vissuto in pace. La storia d'Italia, per trovare 70 anni di pace dobbiamo andare indietro fino all'impero romano. Mio padre ha vissuto la guerra, mio nonno ha vissuto la guerra e andiamo indietro, generazione dopo generazione, sempre conflitti, sempre guerre. Quindi dovremmo dire, noi italiani siamo il popolo più felice, abbiamo vissuto 70 anni di pace, eppure la felicità non è quello, la felicità è un'altra cosa. E noi non ne abbiamo piena coscienza, forse a volte, della fortuna che ci è data a noi di vivere i 70 anni di pace. Non ne abbiamo piena coscienza. Ecco per cui l'avventura che io ho avuto di vivere con una rete internazionale come quella di Terra Madre, con migliaia e migliaia di comunità contadine in 150 paesi del mondo, contadini, pescatori, nomadi, gente molto umile, mi ha dato la possibilità di vedere una cosa. Nei volti di queste persone, nel momento in cui capiscono che il loro lavoro ha un senso, che può risolvere i loro problemi, anche piccoli, io ho visto nei loro volti la felicità. E allora, da dire, molte volte questo è un insegnamento che dobbiamo imparare dai più umili, dai più umili. Diceva, c'era un bel pezzo di Voltaire che diceva che un grande consenso di astrologia stava studiando il cielo e i contadini dissero: studiano, ma chissà veramente come funzionano gli astri, siamo noi, i contadini. E Voltaire dice: se ci fosse un consenso della felicità, tra tante persone che parlano di felicità, forse sarà opportuno tornare agli stessi contadini. Perché? Perché è una formula molto semplice, se è vero questo ragionamento di Bauman. Ognuno di noi si pone il problema di risolvere un obiettivo, un problema, e nel momento in cui lo vede realizzarsi è quello il momento della vera felicità. Se poi questo problema e questa avventura ha una rilevanza sociale in grado di fare reti, di unire sforzi comuni, allora la felicità è ancora più intensa. Ma per far questo, per esempio, la politica ha bisogno di avere questa visione partecipativa, lunga, coinvolgente. E allora qui comincia il bello. Forse è arrivato il tempo per cui persone come Mukika, al di là della struttura partitica o politica, sono riusciti a trasmettere questa fiducia
a milioni di giovani con un solo elemento, l'esempio. L'esempio è molto più importante di qualsiasi insegnamento. Ed è per questo che è un piacere vedere questa sala piena di giovani. Perché? Perché significa che la vita di quest'uomo e anche dell'amico Luis sono vite importanti, perché hanno affrontato i problemi, li hanno anche risolti, ma rimarranno sempre costruttori e in prima linea nell'affrontarne altri e nel risolverli tutti assieme. Io penso che la grande domanda che abbiamo in questo momento è che la politica ragioni in questa maniera. Se la politica riesce a ragionare in questa maniera, superando anche degli scontri che sono, molte volte li capiamo che sono scontri fittizi, che dietro c'è poca roba, e riesce invece ad affrontare i problemi reali con questa convergenza, forse un po' più di felicità ci è data a tutti. E dicevo che in questo libro ci sono 7 idee di felicità, ma soprattutto 7 idee di futuro, quindi direi, Lucio, a te. Buonasera, grazie per la presenza, per me è un onore grandissimo questa opportunità di essere insieme a mio caro e ammirato compagno Pepe Mujica. Ma parlare della felicità oggi, del futuro, non è facile perché arrivare alla definizione della felicità ha bisogno anche di arrivare alla individualizzazione di quali sono i fatti che impedono arrivare alla felicità. Io mi ricordo sempre che la prima volta che ho cominciato a pensare in questa idea, la felicità, la possibilità di diventare felice non solamente come individuo, sino come parte di un collettivo umano, di una società felice, è stato nel mio paese, no? Nel Cile, nell'anno 1971. L'anno 71 io ho avuto anche il grandissimo onore di formar parte della scolta della guardia personale del compagno presidente Salvador Allende. E mi ricordo che era un giorno del mese di marzo dell'anno 71, che arrivava un giornalista, un filosofo, un politologo francese, chiamato Régis Debray, a fare un lungo interview con il presidente Allende. E Allende ha deciso che 2 o 3 compagni della sua guardia personale c'erano anche presenti, non come un meccanismo di difesa, no, era per stai attenti ragazzi, questa diventerà un dialogo importante, stai attenti a tutto questo che si dice. E l'intervista è andato male, perché Debray è arrivato con tantissima critica al modello cileno. La sua critica si fondamentava che questo processo rivoluzionario del Cile non si aggiustava allo schema classico di come si fa una rivoluzione. Non rispettava un supposto ABC di come si fa un processo di cambio sociale. Per esempio, rispettava la pluralità politica, no? Rispettava rigorosamente la libertà di espressione, la libertà di stampa. E era un'altra critica che faceva Debray, e finalmente Allende le ha detto: guarda,
le ha risposto a tutta la domanda e finalmente Allende le ha detto: io ti voglio fare una domanda, carissimo Raggi, è una domanda che ha tre domande successive. La prima domanda era: tu sai qual è l'aspettativa, la speranza di vita di un tedesco e un francese? Qual è la speranza di vita, l'aspettativa di vita di un scandinavo, un svedese, un danese? E tu sai qual è l'aspettativa di vita, la speranza di vita di un cileno? Il re non lo sapeva. E Allende le ha risposto: guarda, i francesi e i tedeschi hanno una speranza di vita in questo tempo, l'anno 71, di 68 anni. Gli scandinavi, svedese, norvegese, danese, hanno una speranza di vita che quasi arriva a 70 anni. E i cileni abbiamo una speranza di vita di 52 anni. Noi facciamo questa rivoluzione per vivere così, 68 anni, 70 anni, come i francesi, come i tedeschi, come gli scandinavi. Ma facciamo questo processo rivoluzionario per vivere lungamente, ma per vivere in un stato che è lo stato naturale dell'uomo, che si chiama la felicità. Certamente il re non lo ha capito. E per la notte, già era finita l'intervista, Raggi di Bré è andato in via, e nella cucina della casa della calle Tomás Moro, che c'era la residenza ufficiale del Presidente della Repubblica, sempre Allende arrivava alla piccola stanza dove si riuniscono i compagni della guardia personale a parlare di qualcosa, di come è stato il giorno, che è successo, e per compartire una tazza di tè, un bicchiere di vino. E ha chiesto ai compagni della guardia, io c'era presente, chi pensa ai ragazzi, come è stato l'intervista? Le abbiamo detto no, compagno, no, non le chiamavamo compagno, per rispetto li chiamavamo dottor. No, dottore, tutta la risposta è stata una risposta buona. Possibilmente non ha capito, ma fa niente. La risposta è stata ottima, buona. E Allende ha detto, credo che è stato un errore parlarle di questo diritto alla felicità, denominare la felicità come lo stato naturale dell'uomo, della specie umana. Già ha cominciato a raccontare la sua idea della felicità. Ha raccontato, per esempio, una parte della nostra storia che credo che per la metà di noi, dei compagni che c'eravamo, parte della guardia, dell'ascolto di Allende, non la conoscevamo. E ha raccontato, per esempio, che nell'anno 1932 il Cile è stato protagonista di una piccola rivoluzione che non c'è nei libri della storia, che è scomparsa. È stata una piccola rivoluzione che ha durato solamente 12 giorni e si chiamò Repubblica Socialista de Chile, comandata da un signore che era un ufficiale della Forza Aerea, progressista, socialista naturalmente, che si chiamava Marmaduke Grove, e che in questi 12 giorni ha formulato una serie di leggi, ha legislato, ha fatto una teoria che diceva l'unico destino possibile di questo paese, che si chiama Cile, allontanato nel fine del mondo, è diventare un paese felice.
E questa rivoluzione di 12 giorni si fa in un sforzo di pedagogia per identificare quali sono gli elementi che si anteponono fra noi e la felicità. Naturalmente, in 12 giorni è arrivata la forza della destra, della reazione, ed è arrivato questo governo rivoluzionario, è finita la Repubblica Socialista del Cile. Oggi in qualcuna casa di antichità è possibile cercare i moneti che si hanno acuñati, no, che avevano la leggenda Repubblica Socialista del Cile. E Allende ha cominciato a parlare anche di questa, che avevamo bisogno di non solamente di teorizzare soltanto di il modello produttivo a assumere, ma avevamo bisogno dell'sforzo per identificare a tutti i fattori che si anteponevano fra noi e la felicità. E ha parlato anche di un altro esempio. In questo tempo, nel Cile, no, la sinistra si era unita intorno alla figura di Allende e in un conglomerato dei partiti politici che si chiamavano la Unidad Popular. E Allende ha cominciato a raccontare che nell'anno 1934, in una parte della Spagna, che curiosamente è dove io adesso abito, che si chiama la Asturias, per prima volta nella storia contemporanea di questo tempo, nell'anno 1934, hanno arrivato a un accordo di lavorare insieme diverse forme del pensamento di sinistra. C'erano i comunisti, i socialisti e gli anarchisti. Già hanno fatto la rivoluzione obrera del 1934. Protagonizzata da minatori del carbone, pescatori, gente che lavorava nella costruzione navale, contadini, insegnanti. E nell'articolo 1 del documento che fondamentava l'esistenza di questa Repubblica Socialista d'Asturias, l'articolo 1 diceva: il destino naturale dell'uomo si chiama la felicità. Già cominciato anche un processo per identificare, individualizzare a tutti questa forza antagonica, a tutti i tanti elementi che si anteponevano fra questa idea della felicità e i protagonisti, gli abitanti di questa piccola regione della penisola iberica che si chiama l'Asturia. Già hanno avanzato nella identificazione di questi elementi antagonici dell'idea della felicità. Già hanno avanzato a un punto veramente importante, tanto che abbiamo voluto dare. Il governo della Spagna, che c'era un governo repubblicano, ha deciso che questa idea sustentata nella felicità era pericolosissima, e il che diventaria dittatore durante 40 anni, Francesco Franco, ha fatto la sua prima esperienza di macellaio del suo proprio popolo, finendo, esterminando questa rivoluzione socialista asturiana dell'anno 34. Ma è rimasto nella gente, nel collettivo sociale, di forma quasi clandestina, che la felicità come diritto, anche come dovere di promuoverla, e quali sono gli elementi che si anteponono fra noi e la felicità. E così arriviamo, per esempio, nell'anno 1962. I minatori del carbone di questa regione allontanata della penisola iberica che si chiama Asturias
hanno cominciato un sciopero, reclamando migliori condizioni lavorali, sicurezza nel lavoro, soldi, un salario giusto, diritti. E naturalmente hanno stato circondati per la polizia del regime di Franco, no? E la vita era estremamente dura, era impossibile rompere questo cerco, no? L'idea di Franco era vencere a questa gente per fame. E un giorno arriva a questa gente che faceva questo sciopero in condizioni terribili la notizia di che nell'altra parte del mondo, nell'altra parte del mare, nel sud del Cile, in un paese che si chiama Lota, i minatori del carbone facevano un sciopero in condizioni più terribili, anche circondato per la polizia e per l'esercito. E la risposta di questi minatori della Asturia è stato compartire questo poco che avevano per la sussistenza e mandare a suoi compagni minatori del carbone dell'altra parte del mondo un barco con il cibo, cosa di mangiare, medicamenti, medicina, tutto quanto era fondamentale per sostenere il sciopero che si sostentava nello stesso desiderio, una vita migliore per diventare minimamente felici. Bene. Che per me, io credo che la felicità è il destino naturale e finale della specie umana. Non so se vivrò abbastanza per comprovare che questa specie umana, che l'umanità ha arrivato, no, alla pratica quotidiana, normale, di questo diritto alla felicità, ma so, sono convinto, di che l'sforzo di tanti, l'esforzo di tanti, come l'esforzo di Pepe Mujica, l'esforzo di mio caro Carlo Petrini, anche il mio piccolo sforzo per spiegare, per definire, per individualizzare a tutto questo che si antepone fra noi e il diritto supremo alla felicità, e oggi il lavoro politico più importante che si può fare. Visto la luna da un buco sottoterra, simbolo del degrado più grande che un essere umano possa sopportare. Ho provato la sensazione di sapere cosa stesse guardando la mia compagna, se fosse nelle mie identiche condizioni e se stesse osservando anche lei il satellite luminoso. Quando si è in una condizione simile, ogni cosa ha un valore diverso. Non chiedetemi di essere perfetto, non lo sarò mai. Ho sempre cercato di essere solo un uomo con la sua dignità. E come tutti gli esseri umani, nessuno escluso, rivendico il diritto alla mia felicità. Mi bastano la mia terra, i miei amici, quella stessa luna che vedevo allora e che Lucy, che è seduta lì, Lucia, un saluto, guardava come me. Nessuno nasce schiavo, neppure di un bisogno inutile che altri hanno deciso per te. Pepe Mujica. Queridos amigos, mi agradecimiento por la presencia de los amigos. Viejos luchadores, por la presencia de ustedes. Mi agradecimiento a Italia
porque me dio mi madre, porque me dio parte de mis sueños, parte de mi cultura y buena parte del compromiso. Mi generación pensó poco más, poco menos, que cambiando las relaciones de producción y de distribución íbamos a tener un hombre y una humanidad mejor. Creo, en la vuelta de los años, que mi generación tenía parte de razón, pero era ingenua, porque subestimó el enorme papel que cumple la cultura en una sociedad y que un sistema no es solo producir y distribuir, sino que tácitamente genera una cultura afín a los intereses del propio sistema. Cari amici, ringrazio per la vostra presenza a tutti gli ospiti e a tutti voi del pubblico. Ringrazio l'Italia perché mi ha dato mia madre, mi ha dato parte dei miei sogni, della mia cultura e del mio impegno. E la mia generazione pensava che l'umanità sarebbe diventata sempre migliore con il passare del tempo, ma penso anche che la mia generazione fosse un po' ingenua, perché non ha calcolato bene il ruolo della cultura, della società. E il sistema genera sì una cultura, ma diciamo che è più orientata anche a generare necessità che servono a questo sistema stesso. Pienso que en última instancia esta cuestión de la cultura y entiéndase por la palabra cultura, no la literatura que escribimos simplemente, los cuadritos que colgamos, las orquestas que suenan, la música que componemos, los teatros, no, eso es parte de la cultura. Pero hay una cultura inmanente en el conjunto de reacciones subliminales que a cada momento y a cada paso generamos en nuestra vida cotidiana y que en el fondo gobiernan sin pensarlo el rumbo de nuestra vida. Me refiero a esa cultura. Vorrei parlare della questione della cultura, ma quando parlo di cultura non parlo solo della letteratura, dei libri che abbiamo scritto, dei quadri che abbiamo dipinto e della musica che abbiamo composto, ma parlo della cultura dell'immanente, ovvero dell'insieme delle azioni subliminali della nostra vita, e sono quelle che governano la vera direzione della nostra vita. Eso es eso que sin darnos cuenta nos hace comprar y desear un busito que tenga el cocodrilo. Con los campeones de marca. O si tenemos un autito chico, cambiarlo por uno más grande. Y si es alemán, mejor. Y así sucesivamente.
Esa parte de la cultura que insuflaba el sistema en el marco de nuestra época y que tiende a gobernar. Y hay que cambiar el teléfono, por favor, porque salió uno más grande, que tiene más tecla y rápido y hacer cola y pagarlo caro. Y si tienes trabajo corto, 6 horas, te puedes conseguir otro trabajo para ganar más. Y entonces, en lugar de trabajar 8 horas como antes, trabajas 12, pero has progresado. Es decir, algo funcional al sistema que necesita que cada vez compres y compres compulsivamente y gastes el tiempo de tu vida apresuradamente para ganar los medios para seguir comprando. Y si quedas debiendo, mejor. Eso es parte de la cultura de nuestra época. Junto a este otro aspecto, triunfar en la vida es acumular plata y tener plata. Y ahí nuestra nueva religión, no la que se dice en los discursos, la que se dice subliminalmente a lo largo de todas las combinaciones del sistema. Questo sistema di cui parlavamo prima, senza renderci conto, ci fanno comprare delle maglie costose, ad esempio con il simbolo del coccodrillo a tutti i costi, o un'auto sempre più grande, anche senza averne bisogno. E quindi la parte della cultura che sta dentro al nostro sistema contemporaneo. Ci spingono a comprare telefoni solo perché ne è uscito uno più grande. E se uno ha un lavoro part-time di poche ore al giorno, si costringono a prenderne un altro, a chiederne un altro per lavorare il doppio e quindi guadagnare il doppio e poter spendere il doppio. Quindi noi diventiamo funzionali al sistema e compriamo compulsivamente e occupiamo tutto il nostro tempo semplicemente per comprare. E se vivi di più è ancora meglio. E quindi un sistema in cui avere successo vuol dire accumulare soldi. Diventa una nuova religione. E non è la religione ufficiale, ma una religione subliminale. Entonces, el cambio de un sistema supone, y en gran medida, un cambio cultural. Y si no cambia nuestra cabeza, no cambiará nada. Aunque estén nacionalizados todos los medios de producción y de distribución, solo generaremos mucha burocracia que va a querer cada vez más plata. Pero hay mucha gente joven. Ya no podemos aceptar el concepto de desarrollo como equivalente a felicidad humana. Si el desarrollo no supone que la gente sienta más alegría de vivir, ese desarrollo es falso. Y si no podemos, a zancadas, llegar a sociedades más liberadas, más equitativas, más justas, en lo inmediato, por lo menos tenemos que aprender que hay un margen de felicidad posible en este mundo y en este camino y en esta realidad, no para dentro de 50 o 1000 años, sino hoy. Pero esa felicidad está en tu cabeza. Me voy a explicar.
Diciamo quindi che un cambio di sistema deve presupporre anche un cambio culturale, deve cambiare il nostro modo di pensare, e non vuol dire solo cambiare il metodo di produzione dei beni. Qui lo dico anche perché c'è molta gente giovane. Se non accettiamo che lo sviluppo economico ci porti felicità, allora vuol dire che questo sviluppo è falso, perché in realtà non ci rende felici. E se non arriviamo a società più eque e solidali nell'immediato, dobbiamo apprendere che c'è un margine di felicità che dobbiamo e possiamo ottenere immediatamente, e questo deve accadere nelle nostre menti. Mi spiegherò meglio. Por lo menos me quiero dirigir a la gente joven, a los que están entrando en las universidades. Están en una etapa de la vida donde el camino posible se bifurca. Padeces la vida porque has nacido. O tomas el rumbo de tu vida y lo orientas. Porque la única diferencia que tiene el hombre, profunda con el resto de los bichos, es que puede hasta cierto punto marcar el rumbo de su vida. Pero puede, eso es una opción que está dentro de la cabeza. Y esto tiene que ver con vivir una vida coherente con lo que se piensa y vivir como se piensa, y esta es la primera puerta de la felicidad. O vivir de una manera que al final nos hace pensar como vivimos, al revés. Es decir, coherencia con el muchacho que llevas adentro, que quiere, sueña e intenta luchar por un mundo mejor, o resignarte a vivir una vida siguiendo el rumbo que la realidad del mercado te plantea. Y sencillamente, creo que la felicidad nunca puede estar reñida con la libertad. Felicidad no es equivalente a placer. Felicidad es equilibrio. Fundamentalmente, alegría de vivir. Felicidad es el canto de los pájaros cuando amanece, agradeciendo a la vida el estar vivo y después salir a pelear por la pitanza. Vorrei parlare ai giovani che sono qui presenti, perché loro si trovano in una tappa della loro vita dove si trovano davanti a un bivio: o orientare la propria vita secondo la loro volontà, oppure lasciarsi trasportare passivamente, perché questa è la differenza che abbiamo tra gli uomini e gli animali. È un'opzione che abbiamo noi ed è relazionata al fatto di vivere in modo coerente con quello che pensiamo. E questa, secondo me, è la prima porta verso la felicità. Bisogna avere un senso di coerenza con il bimbo che abbiamo dentro di noi e che deve lottare per un mondo migliore, e non invece rassegnarci a vivere secondo le regole dettate dal mercato. Attenzione, perché la felicità non è equivalente al piacere, ma è avere equilibrio, allegria di vivere, godere del canto degli uccelli alla mattina e ringraziare ogni volta di essere vivo e lottare per la vita. Lo che sto dicendo è che la vita militante
y la vida militante en el campo social, en el campo político, en el campo por un hombre mejor, por una humanidad mejor, por lejana y llena de dificultades, no es una vida infeliz. Es una vida comprometida con lo mejor de nosotros mismos y comprometida con lo mejor, con el mejor intento civilizatorio. Es la contribución que conscientemente podemos hacer a la enorme contribución que nos ha dado la civilización, que ha sido el pacto intergeneracional de solidaridad que recibimos cuando nacemos y que nos dieron otras generaciones que nos precedieron. Todo lo que sea progreso humano ha costado lucha en algún momento o rincón de la historia. No cayó como regalo de los dioses. Y todos sabemos que sin la creación consciente de seres colectivos, columnas de pueblo, organizaciones de pueblo, llámese partidos, sindicatos, organizaciones sociales, lo que se quiera, pero voluntades colectivas que supone la existencia de gente que dedica lo mejor de su existencia en esa construcción, el género humano no avanza. El avance del ser humano es obra de esas columnas, muchas veces anónimas, que ha ido construyendo la historia. Y yo pienso que en el fondo son las causas y no los nombres propios que pueden estar un día al frente de la lucha. Pero la mayor característica de este mono raro que nació un día en África y gregariamente moviéndose en grupo cubrió todo el planeta es precisamente por ser gregario, por ser social, por apoyarse en el resto que lo pudo hacer. Y creo que ese es el mensaje mayor del individuo trabajando para el conjunto de la gente y luchando por el progreso. Esto significa un paso de felicidad, porque no hay mayor felicidad que mirarse en el espejo y no sentirse traidor a lo que uno soñó o pensó a pesar de los golpes y las trampas que nos impone la vida. Penso che la vita militante in campo sociale o in campo politico, lottando per un'umanità migliore, non sia una vita infelice, ma sia una vita impegnata per migliorare la nostra civiltà e il nostro contributo a quel patto di solidarietà che riceviamo alla nascita. Perché il progresso nella storia ci è costato molto, ci sono costate molte lotte, non è stato un regalo dagli dèi che ci è sceso. Quindi le organizzazioni sociali sono il segreto, perché vuol dire dedicare la propria vita a migliorare l'essere umano. E questa è un po' la caratteristica principale dell'uomo che nacque in Africa e cominciò a spostarsi per tutto il mondo. Perché? Perché si è organizzato in una società di gruppo, si appoggia l'uno all'altro. Quindi il messaggio è lottare insieme nella società per questo progresso. Questo, secondo me, è il primo passo per la felicità. Nessuna felicità è più grande che guardarsi allo specchio e sapere di non aver tradito i propri sogni, nonostante i problemi e le difficoltà della vita. Entonces, nos tocca vivir una época paradojal
porque nunca el ser humano ha tenido los recursos que tiene hoy. Es algo fantástico, la acumulación de capital, la acumulación de conocimiento y las enormes posibilidades, a tal punto que no es poético pensar que el hombre tiene los recursos para sacar de la tierra los flagelos más crudos que han podido sacrificar la vida de millones de personas. ¿Por qué digo esto? Porque es enorme el grado de recursos que está despilfarrando, que los está de hecho tirando a la basura. Solamente el presupuesto militar gasta 2 millones de dólares por minuto. Hasta hace 3 años había 82 señores que tenían lo mismo que 3.000 millones de personas, pero ahora son 62. Se concentró más. En mi América Latina, el continente más injusto, hay 32 personas que tienen lo mismo que 300 millones de personas. Pero no es lo peor. Lo peor es que la tasa de crecimiento de su patrimonio equivale al 21% anual, mientras la economía de América no crece ni al 2,5% de promedio. Vivo e viviamo in un'epoca paradossale perché disponiamo di tantissime risorse, accumuliamo una grande quantità di capitale e di conoscenze, abbiamo tantissime possibilità e per questo dico che l'uomo avrebbe le risorse per evitare il sacrificio di milioni di persone, ma tante di queste risorse sono sprecate e sono, direi, gettate nella spazzatura. Pensiamo solo che vengono spesi 2 milioni di dollari al minuto per spese militari e che 82 persone dispongono del patrimonio degli altri 3 miliardi di persone messe insieme. Adesso sono 62 però. E anche soprattutto in America Latina si vive questa situazione, io lo chiamo un continente ingiusto, perché solo 32 persone dispongono della ricchezza di 300 milioni di persone insieme e il tasso di crescita non è adeguato a questi dati. Entonces, amigos, ese signo de nuestra época, la brutal concentración de la riqueza, que se nota en la nueva preocupación de los organismos internacionales, que hasta hace poco se preocupaban por la pobreza y ahora cada día, por lo menos dicen, que se preocupan por la desigualdad. Es que esta concentración, esta tendencia a la concentración de la riqueza, está quitando recursos para enfrentar los problemas de la pobreza. Pero no es lo peor. Es que la democracia termina secuestrada con semejante concentración de riqueza. Porque tanta concentración exacerba y multiplica los poderes de lobby tácitamente que se tienen sobre los gobiernos. Y ese aumento del poder de lobby que genera la concentración de la riqueza vuelve a contribuir a aumentar cada vez más la riqueza. Soy gobernante de un país, me viene una empresa multinacional a querer instalar y como me va a generar fuente de trabajo, me tengo que preocupar por el trabajo de mi gente y le termino dando mejores condiciones que la que le doy a mi compatriota. Y si no lo hago, se me va a otro lado.
estamos con los otros gobiernos disputando quién se baja más los pantalones para que se instale el capital. Terminamos. Este proceso lo he vivido y es un proceso ciego del cual, así como estamos, no podemos salir. Amici, voglio dirvi che la concentrazione della ricchezza è la preoccupazione degli organismi internazionali. E quella, la preoccupazione maggiore prima era la povertà, invece appunto questa nuova preoccupazione ci sta togliendo risorse per risolvere il grande problema della povertà che ancora esiste. Ma ancora più importante è che la democrazia viene penalizzata da questa concentrazione, perché si favoriscono le multinazionali e gli stati non si preoccupano di favorire le condizioni di lavoro dei compatrioti. Si discute invece semplicemente perché si deve abbassare di più i pantaloni e vivere e lavorare in maniera indegna. Io stesso ho vissuto questo processo cieco, da cui non si può uscire facilmente. Che significa, compagni? Che la umanità tiene recurso. Y tiene recursos de sobra, pero no tiene obviamente voluntad política. Y esta batalla es de carácter global. Está planteada por todas partes. Y necesita, obviamente, también un cambio de conducta global. Y ese es el papel de las nuevas generaciones. Yo estoy aquí fundamentalmente por esto. Dentro de los cambios de nuestra época, en el corto plazo, lo que era el viejo proletariado, de mameluco y gorda de vasco, va a ser sustituido por gente de formación terciaria, más parecido a doctores que a los viejos obreros de fábrica. Pero este es un cambio inevitable por el avance tecnológico que va a imponer la masificación de la formación terciaria en los trabajadores del mundo. Yo no voy a estar, pero creo que esos son los trabajadores, muchos de ustedes, los más jóvenes, porque estamos en la puerta de una nueva revolución del trabajo con la masificación de los robots, sustituyendo masivamente por todas partes el trabajo pesado del hombre. Y el trabajo cada día será cada vez más intelectual. A esos jóvenes les corresponde no ser tan bobo y torpe como lo fueron aquellos que apenas, con suerte, fueron a la escuela. El punto débil que tendrán los muchachos es que serán más cultos, estarán mejor preparados, pero corren el peligro de ser más débiles por el propio avance civilizatorio. Compagni, vi dico che l'umanità ha tante risorse, ma non ha volontà politica. Tutti parlano di questa battaglia globale, ma le nuove generazioni sono quelle che devono cambiare la propria condotta e io sono qua proprio per dirvelo. Penso che il vecchio proletariato si sostituirà con gente con formazione più avanzata. Questo ha portato, è causato dai progressi tecnologici. Si assiste a una massificazione della formazione terziaria. Io non ci sarò più, ma questo coinvolgerà molti di voi.
Inoltre si assisterà a una nuova rivoluzione del lavoro, perché i robot e la tecnologia sostituirà il lavoro manuale e voi sarete sempre più intellettuali. Però non dovete essere stupidi come quelli che non sono andati, che appena sono andati a scuola non ci sono proprio andati. Sarete più colti, ma sarete anche più deboli per questi cambiamenti della società. Entonces, como no existe el fin de la historia, como no existe jamás la posibilidad de llegar a una sociedad perfecta, donde ya no existan contradicciones. Como lo que existe es una interminable escalera del progreso humano que debe avanzar en la Tierra juntando fuerzas, tal vez si sobrevive, para poder caminar por el sistema planetario algún día. Porque nuestro deber es pensar como especie, por encima de nuestra limitación. Porque como especie tenemos que luchar por salvar la Tierra, porque es la nave en la que andamos. Porque necesitamos una cultura que nos haga cuidar la tierra y no ser un animal multiplicador de basura y de contaminación, pero no cultivador del atraso y del estancamiento. Porque no es caminando hacia atrás, es caminando con inteligencia hacia adelante. Por darle una meta a la vida y un horizonte a la vida. Porque es el único animal que puede tropezar con la misma piedra, pero es el único animal que tiene capacidad de creación y de recreación infinita. Non c'è una possibilità di ottenere una società perfetta e senza contraddizioni, ma esiste una scala del progresso interminabile che avanza e noi non possiamo farci niente. Il nostro dovere però è pensare come specie e lottare per salvare la Terra, che è la nave su cui siamo tutti noi. Dobbiamo avere una cultura che protegge la nostra Terra. Ma comunque coltivando anche il progresso, cioè non vuol dire tornare indietro, dobbiamo camminare in avanti ma con intelligenza, perché è vero che l'uomo è l'unico animale che cade sempre sulla stessa pietra, ma anche l'unico che ha un potere di creazione infinito. Los que creen en Dios, yo todavía no llegaba. Tienen derecho a pensar que el ser humano es un invento para prestarle una conciencia a la naturaleza, para que se mire y se mejore a sí mismo. Pero estoy convencido que es posible sucesivamente ir construyendo de generación en generación un mundo mejor a partir de entender los defectos y los desastres que nuestros antepasados cometieron, pero también entendiendo lo mucho que nuestros antepasados nos dejaron.
Yo le pido a cada uno de ustedes que haga un ejercicio y piense la marcha de su vida solo, como un felino. Y se van a dar cuenta que son una pobre y miserable criatura que, privados de sociedad, no pueden vivir, dependen de la sociedad. ¿Quién atenderá a tu corazón cuando ande mal? ¿Quién atenderá a tu autito cuando no quiere arrancar? ¿Quién atenderá tu teléfono cuando no contesta? ¿Quién hará tus zapatos? ¿Quién hará tu ropa? ¿Quién te dará la medicina? ¿Quién? Si estás solo en el mundo. Todo eso lo ha construido la sociedad y no te das cuenta que es el soporte de tu existencia. Nada vale más que la existencia de la propia sociedad. Pero como la sociedad está compuesta por individuos y por clases, tiene conflicto. Y tiene conflicto y los tendrá siempre, porque la naturaleza hace semejantes, no idénticos. Y si hace semejante, vamos a tener diferencia. Y si tenemos diferencia, hay conflicto. Y si hay conflicto, alguien tiene que administrar los conflictos de la sociedad. Ese es el papel de la política. Por eso el hombre es un animal político, porque es gregario, porque precisa sociedad, porque no puede vivir en soledad. Antropológicamente está condenado a necesitar la política. Y cuando dice no me importa la política, es una forma de política. ¿Pero qué nos pasa en este tiempo de transición? Quelli che credono in Dio hanno diritto a pensare che l'essere umano serve a dare una coscienza alla natura e che possa migliorarsi sempre. Io penso che sia possibile avere un mondo migliore, ma prima capendo i disastri dei nostri antenati, tutto quello che hanno fatto, ma anche valorizzare la loro eredità positiva. Siamo l'essere umano, è inutile senza la società. Vi invito a riflettere tutti voi sulle vostre vite, da sola non avrebbe avuto senso. Chi ci consola quando siamo tristi? Chi ci aggiusta la macchina quando si rompe, le nostre scarpe? Chi ci darà le medicine? Se siamo da soli tutto ciò non è possibile, perché la società è un supporto fondamentale per l'uomo. Però è anche vero che la società è composta da individui, e gli individui sono uno diverso dagli altri, perché siamo, la natura crea individui simili ma non uguali, e questo porta a delle differenze. Le differenze provocano dei conflitti, e il ruolo della politica è risolvere questi conflitti. Quindi possiamo dire che l'uomo è un animale politico, non è fatto per stare da solo, è antropologicamente legato quindi alla politica. E chi dice che non è interessato alla politica, ma insomma lo sta già facendo politica. Ma cosa succede in questa nostra epoca in cui ci troviamo, in un'epoca di transizione? È una epoca, parece che sono. È una epoca di transizione
tutto il nostro sistema è insidiamente corrotto. E tende a moltiplicarlo tacitamente. Perché hay un pecado original, enriquecerse a costilla del trabajo de otros. Nada más ni nada menos. Pero no se puede caer en generalidades totales. Por suerte la especie humana tiene en su panoplia gente que tiene otras preocupaciones y que no es precisamente la multiplicación de la riqueza. Viviamo quindi in un'epoca di transizione, un'epoca imbevuta di cultura immanente dettata dal capitalismo. Un altro problema molto grave è la corruzione. Ci sono imprenditori che corrompono i politici e il sistema politico solo per ottenere dei risultati. Il nostro sistema è corrotto e lo è sempre di più. Ma perché? Perché esiste come una sorta di peccato originale, che è quello di arricchirsi a tutti i costi sulle spalle degli altri. Anche se non posso generalizzare, perché nella nostra specie umana ci sono persone che hanno un altro tipo di preoccupazione. Pienso que hay que saber elegir la nomenclatura de los partidos políticos, de las organizaciones sociales. Me refiero a los eventuales cuadros representativos, porque las repúblicas se inventaron en la época moderna para suscribir que básicamente los hombres somos iguales, básicamente. Y si somos iguales en lo sustantivo, en la república, quienes asumen responsabilidades debieran de vivir como vive la mayoría y no como vive la minoría privilegiada. Y no estoy hablando de vivir en la pobreza, estoy hablando de vivir como vive el inmenso cinturón de la clase media que compone la mayoría del grueso de nuestros países, más bien acercándose al fondo que a la cúspide. ¿Por qué? Es sacrificarse, es cargar con una cruz. No. Es vivir liviano de equipaje para tener tiempo a dedicarse a lo que se siente con pasión. Más claro, la política y la militancia no son profesiones para vivir, son devociones, son pasiones. Y es falso que no hay interés, hay interés, pero no es de plata, es interés de honor, de dignidad. Cuando a uno lo eligen para una representación, es un puesto de honor, uno tendría que pagar por el favor que le hace la sociedad, y eso no se debe de enchastrar. Hay que dignificar la política y la militancia social. Hay que le guste mucho la plata, que se dedique a trabajar en la industria, en el comercio, que pague impuestos y que le vaya bien.
Todo puede ser eso, no. Hay que elegirlo. No todos pueden ser Messi. ¿Verdad? Bueno, esto es parecido. Hay que elegir dentro de los elegibles, fundamentalmente por el corazón, por la dignidad, por el compromiso. Los técnicos calificados se contratan, pero el corazón no se puede contratar. Y creo que este es el error básico que está haciendo perder confianza en la política. Y si tú pierdes confianza en la política, no te queda otro camino que hacer la tuya, el individualismo. Y eso nos lleva a la infelicidad colectiva. Bisogna scegliere con attenzione i nomi dei partiti, delle organizzazioni sociali. Ad esempio, le repubbliche si inventarono per dire che gli uomini sono uguali e se sono uguali nelle repubbliche anche i politici dovrebbero vivere come la maggioranza delle persone e non come una minoranza. Ciò non vuol dire vivere nella povertà, ma vivere come la maggioranza delle persone della classe media. Questo non vuol dire sacrificarsi assolutamente, ma vuol dire avere, disporre tempo per la propria passione, ovvero la politica. Perché la politica non è una professione, ma deve essere una passione e una devozione. E è falso dire che non ci sarebbe un interesse dietro la politica, ma questo interesse non è di denaro, ma è un interesse di onore, di dignità. Se ti scelgono come rappresentante politico, deve essere un onore. Uno dovrebbe pagare per essere scelto. Bisogna quindi rendere degna la politica. Se ti piacciono i soldi, se vuoi accumulare denaro, non lavorare nella politica, ma dedicati a essere imprenditore, all'industria e ricordati di pagare le tasse. Attenzione, perché non tutti possono farlo, non tutti siamo dei Messi. Dobbiamo scegliere tra chi ha il cuore degno. I tecnici si assumono, ma il cuore non si può assumere. E l'errore in cui spesso incappiamo è avere sfiducia nella politica e questo sfocia nell'individualismo. E l'individualismo è l'inizio dell'infelicità collettiva. Bene, non so di preciso fino a che ora possiamo. Non so di preciso fino a che ora possiamo stare qui prima che ci buttino fuori. Comunque, fino a mezzanotte mi dico. A questo punto io avevo un paio di cose prima di concludere, volevo anche abordare un caso specifico di infelicità insieme a Sepulveda, ma che lui tratta nel libro. Però prima di ciò, Carlo Petrini, volevi aggiungere ora qualcosa su tutto ciò? No. Sono incantato da questa esposizione, conoscevo Buchica da molto tempo. Però questa passione per la politica, penso che in questo momento storico, in particolare nel nostro paese, l'Italia, deve essere sostenuta da due elementi, da due concetti veramente importanti. Il primo è la compassione, cioè avere sofferenza per le sofferenze altrui. Questo è un elemento che a me pare che anche nella nostra società italiana, nella nostra sinistra, si va un po' a perdere. Soffrire per le sofferenze altrui. Questo è il primo elemento per una politica importante. Il secondo elemento è il concetto di fraternità, una fraternità universale che superi i confini del nostro paese,
perché quello che stiamo vivendo oggi noi in Italia, in questo mare Mediterraneo, è qualcosa di assurdo, di incredibile. Se pensiamo che in questi primi mesi, stiamo andando alla fine dell'anno, siamo a novembre, da gennaio a novembre più di 4.300 persone sono morte nel nostro Mediterraneo, nella giusta attesa di fare quelle migrazioni che noi italiani per tanti anni abbiamo fatto, andando verso le Americhe. 4.300 morti, donne, bambini. Io penso che se non abbiamo il senso di compassione e fraternità per questa vergogna, e io penso che per esempio l'attività politica oggi principale in questo paese è combattere tutti coloro che con una logica veramente egoista pensano di porre riparo a questa situazione con un'indifferenza vergognosa e anche con una xenofobia montante nel nostro paese. È questa la vera sfida politica che abbiamo davanti. È questa la vera sfida. La sfida di un'Europa che tira sui muri. La sfida di un'Europa che non ha sensibilità. Io sono orgoglioso che il nostro paese abbia una forza nel Mediterraneo che può salvare queste persone. Sono 4.300 i morti, ma se non ci fosse stata questa forza sarebbero state migliaia e migliaia nell'indifferenza dell'Europa, e adesso siamo a discutere se ci concede qualche lira in più per i soldi che abbiamo speso. Questa è proprio la bancarotta dell'umanità. Uso un termine che proprio solo ieri è stato usato da Papa Francesco, e non per niente questa sensibilità arriva dal mondo latino. Pensate i soldi che noi, tutti noi, abbiamo investito per salvare le banche dalla bancarotta, e non ci sono soldi per dare dignità a queste persone. Questa è la bancarotta vera, non quella finanziaria, questa è la bancarotta di un'umanità. La politica dov'è? Deve essere in prima fila su questa cosa. Questo è l'elemento distintivo per noi in Europa. Arrivo a dire più ancora che la concentrazione della ricchezza, che questa è una vergogna, direi, quasi storica del movimento operaio, la lotta degli umili contro coloro che avevano i soldi. Noi viviamo una vergogna nuova, che è la lotta per la dignità di milioni e milioni di persone in un continente dove la nostra Europa ha realizzato depredazione, ladrocinio, ruberie per secoli, e non siamo in grado di ospitarli. Allora questa è una missione che vale la pena essere vissuta? Io dico di sì. Questa per noi europei è la nostra missione principale. La nostra missione principale è combattere tutti coloro che con una logica xenofoba cercano di trattare i nostri fratelli neri come degli esclusi. Noi dobbiamo avere un discorso di inclusività, di fraternità universale, non a ciance, non a parole, ma facendo in modo che la dignità di questa umanità si realizzi anche nei loro paesi. Ripeto, non con chiacchiere, con fraternità vera. Il problema è l'Africa, e noi siamo parte dell'Africa, perché se non capiamo che noi siamo parte dell'Africa, noi non usciremo da questo disastro. Allora, ecco, io penso che questa sarà la grande scommessa dell'Europa.
l'Europa che per anni ha mandato i propri figli nelle Americhe e anche loro morivano nelle navi, morivano nei bastimenti davanti a Rio de Janeiro. Proprio la principessa Mafalda che andava in Argentina, 550 morti e tanti, tanti bastimenti morivano, e morivano nel mare dove oggi muoiono i neri. Se noi non abbiamo la capacità di prendere questo e farlo diventare la politica vera del momento, ma si può stare per 4 mesi a discutere sul sì e sul no e non una parola su questi morti? Non una parola su questi morti. Dove sta la centralità della politica? Dove sta la centralità della politica? Perché se noi vogliamo discutere oggi in Europa, si deve discutere di quello. Ebbene, lo sanno i nostri amministratori che si trovano tra l'incudine e il martello. Ben lo sanno quali sono le difficoltà che ci sono. Se non si forma un forte movimento dal basso di giovani che dicono no, non ci stiamo a questa deriva, noi siamo destinati a subire una situazione di fascismo montante che ci libererà noi stessi delle nostre libertà. E questo è il problema che noi oggi abbiamo davanti. E la felicità che noi tutti cerchiamo di avere attraverso la politica non può fare a meno di compassione e fraternità. Senza compassione e senza fraternità non esiste politica, non esiste politica di sinistra. Compassione e fraternità sono la base distintiva di questo momento. Chi non ce l'ha, peggio per sé, ma certamente questa è una battaglia che vale la pena di essere vissuta. E chi la deve vivere devono essere i movimenti di base, le associazioni, l'associazionismo, qualsiasi forma di straordinario volontariato che questo nostro paese ha, perché questa è la politica delle associazioni, dei movimenti di base, del volontariato. Con questo noi possiamo pensare di farcela e quindi di pensare anche di essere un po' più felici. È intensa, eh? E allora volevo buttarla un po' così, visto che ci avviamo quasi alla conclusione e dopo chi vorrà potrà chiedere firme e dediche sui libri, non qui, nel foyer, tutti fuori. Nel vostro libro Un'idea di felicità, a un certo punto c'è un breve, denso, conciso trattato di sociologia e antropologia di Luis Sepúlveda su un caso specifico di infelicità dell'essere umano, il dolore d'amore, cioè tu ci racconti come reagisce un argentino quando viene lasciato dalla fidanzata o dalla moglie e come reagisce un cileno quando viene, se non te lo ricordi lo racconto io, quando viene lasciato dalla fidanzata e dalla moglie. Poi ti spiego che il motivo era poi di agganciarmi a cosa fa il cileno, perché poi tu ci racconti di quando hai rivisto Pepe Mujica dopo tanti anni, che dal 69, quando facevate una qualche rivoluzione nel 69, non vi vedevate più, dove lo hai rincontrato per avere proprio un concetto stringato e chiarissimo di che cos'è la sobrietà. Ti ricordi cosa fa l'argentino? Ti ricordo. No, sai che sta pensando, scusa, pensavo di in tutta la... chi ha parlato è Pepe e anche chi ha parlato mio caro Carlo. Sì, però io comparto, sono totalmente d'accordo, no, che una parte sostantiva della politica deve essere questa mescolanza, queste due cose, no? Carità e il senso di fraternità,
perché le due costruiscono un valore sostanziale che si chiama solidarietà, no? La base dello spirito solidario, dell'attuale solidario è questo, no? Una carità ben intendita, cioè non la carità semplicemente del che io ti dono qualcosa che mi sopra, no, no. La carità ben intendita della base del io comparto con te. E mi ricordava che ogni volta la società o una parte della società non sbaglia con la nominazione della gente che fa la politica. Ogni volta la società ha la saggezza abbastanza per decidere bene. Mujica è un esempio di una buona decisione del suo paese, di Uruguay. No, la società non ha sbagliato in questo senso. Ma pensavo un po'. E nell'anno 1939 c'era finita la guerra civile spagnola e tantissimi spagnoli sono andati all'esilio, incrociavano la frontiera con la Francia, ma nella Francia la situazione non era ideale. La Alemania nazi, stavano occupando parte della Francia e il governo di Vichy era una realtà e questi gente che ha avuto la terribile sconfitta, no, della fine della Repubblica Spagnola non era benvenuta nella Francia, finivano in diversi campi di concentramento in una situazione inumana. Bene, in questo anno, un anno avanti, l'anno 1938, la società del mio paese ha avuto la fortuna, la intelligenza, la saggezza per fare bene nella elezione e la nominazione di una parte della dirigenza politica. E hanno eletto e nominato presidente a un insegnante, un signore che era un insegnante della scuola elementare che si chiamava Pedro Aguirre Cerda, che era un uomo di sinistra, un uomo militante di un partito socialdemocrata, ma un uomo di una profonda e rigorosa etica e che commosso con la situazione di questi rifugiati che arrivavano alla Francia, della Spagna, con la informazione di che questa gente lo stava passando male e che a tanti le aspettava la morte nel campo di concentramento. Quando l'autorità del governo di Vichy o l'autorità nazisti indagavano nella storia di questi rifugiati, di questi prigionieri dei campi di concentramento, e sapevano che era militante comunista o aveva stato con un forte compromesso con la causa repubblicana o socialista o anarchista, normalmente finiva, come l'ha scritto di una forma straordinaria un grande scrittore che si chiama Jorge Semprún, finivano in Buchenwald o in Auschwitz o in Treblinka, e c'era la morte. E questo presidente di questo lontano paese ha sentito certamente compassione per la sorte di questa gente, ma non bastava con questa compassione e arrivò al senso, no, di fraternità, no? E gente come noi. Siamo così simili in tanti cose. E ha scritto una lettera al che era consul della Repubblica di Cile a Bordeaux, nella Francia, che era un poeta, Pablo Neruda. E in questa lettera il presidente Aguirre Cerda
le ha dato una ordine che da più o da meno diceva così: porta con te a tutta la gente che è possibile di salvare, porta insegnanti per fare aumentare la qualità della nostra scuola, porta artisti per cantare, per creare la nostra realtà, porta maestri artigiani per rivoluzionare fraternalmente la nostra forma di produrre la ricchezza, porta studenti che continuano nel nostro paese la costruzione di un futuro insieme a noi, porta a tutto questo che ti è possibile di salvare. E così, un giorno di agosto dell'anno 1939, del porto di Trempealeau, che è vicino di Bordeaux, è sarpato una barca vecchia, che si chiamava Winnipeg. E a bordo del Winnipeg, Neruda ha lograto concentrare 2.200 uomini e donne che avevano lasciato Spagna dopo della sconfitta repubblicana, gente che c'era in pericolo mortale, gente che il suo destino era finire in un campo di concentramento. E così questa nave, questa barca, sotto la bandiera della solidarietà internazionale, del senso di fratellanza umana universale, ha incrociato il mare e arrivò nel viaggio al Cile. E nel Cile la destra ha cominciato una campagna di aperta xenofobia così simile alla che si vede oggi in Europa in confronti con questi che muoiono nel Mediterraneo, con questi che, con la complicità assoluta di tutti i governi dell'Europa, stanno in ese enorme campo di concentramento che si chiama Turchia, perché tutti questi fuggitivi della guerra di Iraq, di Libia, di Siria, tutta questa gente è stato, con pieno consentimento di tutti i governi dell'Europa, hanno stato venduti alla Turchia. L'Europa ha attuato come miserabili commercianti di carne umana. Li hanno venduto a questa gente. Bueno. Lo spirito xenofobico di una parte della società cilena in questo anno 1939 era lo stesso. Arrivano a rubare il nostro posto di lavoro, arrivano a pervertire nostra tradizione, arrivano a violentare la nostra donna, arrivano quasi a mangiare i nostri bimbi, arrivano con tradizioni e costumi che non sono nostre, che sono è gente strana, e l'altro, l'altro che è sempre pericoloso, l'altro, il diverso, l'enemico. Ma la nave ha avanzato sotto questa bandiera della solidarietà, della fraternità, della compassione e soprattutto della solidarietà universale. Io un giorno è arrivato al porto di Valparaíso, dopo di quasi 2 mesi di navigazione. La barca, il Winnipeg, era una piccola barca, aveva capacità per trasportare con comodità 250 persone. Già trasportato a 2.200, già hanno arrivato al porto di Valparaíso 2.202, perché 2 sono nati in questa barca e nel viaggio. Bene. E quando arrivavano al porto di Valparaíso, il governo di questo uomo, Pedro Aguirre Cerda, l'autorità, i ministri, avevano disposto un centro di accoglienza
diversi centri di accoglienza, ma al porto di Valparaíso arrivò una grande moltitudine di gente. Era la centrale unica dei lavoratori, la CUT, l'organizzazione sindicale massima. Erano diversi sindacati di insegnanti, della gente che lavorava nella sanità pubblica, studenti, e che hanno detto chiaramente no. Questi fratelli che arrivano in questa barca non vanno a un centro di accoglienza, sono ospiti nella mia casa, nostra casa, e sono tutti, e tutti hanno finito in diverse case di cileni di Santiago del Cile, del porto di Valparaíso e di altre parti del paese. Questa gente si è organizzata e oggi Cile è un paese che non ha parola per dire, per esempio, a una signora che si chiama Roser Bru, arrivata nel Winnipeg quando era una ragazza di 16 anni, Cile non ha una parola per dirle grazie mille Roser Bru per aver fatto per noi la facoltà di arte contemporanea. Il Cile non ha parola abbastanza per dirle a un signore che si chiamava Arturo Soria, un architetto, non ha parola per dirle grazie Arturo Soria per aver fondato per noi 3 facoltà di architettura nel paese. Cile non ha parola per dirle a un ragazzo che aveva 14 anni quando arrivò in questa barca di gente dopo della sconfitta repubblicana, chiamato Fernando Velet. Cile non ha parole abbastanza per dirle grazie a Fernando Velet per aver fondato per noi l'Istituto Cileno della Cinematografia. Cile non ha parole abbastanza per dirle un altro che è arrivato, per dirle a Leopoldo Castedo, grazie Leopoldo Castedo per aver fondato per noi l'Accademia Cilena della Storia. I portanti che hanno rivoluzionato l'arte della pesca, dell'artigianato, della costruzione, da tutto. No? E chiaro, so che è un esempio molto particolare, però questo esempio molto particolare è una dimostrazione sempre per me che, di una parte, con la solidarietà, carità, fraternità iniziata da questo politico onesto che era un insegnante, si è fatto un grande contributo a salvare la vita di questa gente, alla felicità di questa gente. E questi che sono arrivati al Cile in questa barca hanno fatto un enorme contributo alla felicità in generale di tutta la nazione cilena. Quindi, la conclusione di questo è: non c'è nessuna paura, nessuna ragione per aver paura di questa gente che per salvare la vita vuole incrociare il Mediterraneo e arrivare all'Europa prospera. Dobbiamo avere l'intelligenza e la sensibilità abbastanza per comprendere anche che noi siamo parte del problema che obbliga questa gente a lasciare. Sapeva mantenere la rotta, perché immaginiamoci se fosse sbarcato a Urino, provincia di Ferrara. E ho detto tutto. Bene, quanto siamo secondo te? Fino a lui. Quindi concludiamo lasciando appunto... Un poco per redondare questo tema, quiero recordarle a los jóvenes que México, pobre y heroico, recibió en un año 1 millón de migrantes de España. Y mi pequeño país
tuvo años donde llegaron 40.000, se recalaron en el puerto y se integraron en la sociedad. Y yo que hoy tengo 81 años, tengo dos profesores en mi memoria, en mis recuerdos. Uno de ellos se llamaba José Bergamín y fue el último ministro de Cultura de la República Española que recaló en mi país y dio clases que se multiplicaron el talento de muchísimos muchachos. Europa está en la puerta de África. Soy más radical que los compañeros. Europa termina café con leche. No podrá jamás con la fortaleza de las mujeres africanas que vomitan hijos. Un continente que cruje. Que están pasando cosas salvajes, pero que son la creación formidable de la naturaleza. La tasa de crecimiento frente a la vieja Europa congelada es explosiva, y a la corta o a la larga los pobres serán mayoría y andarán por su redención. Quien se siente en París un rato va a ver todas las variedades de pueblo negro que hay en el mundo y no los paran más. Estará el Mediterráneo, lo que quieran. La única manera de pararlo es ir allá con un plan Marshall y ayudar a combatir la pobreza en un gesto masivo, organizado, inteligente, de solidaridad, después de haberla saqueado tanto a África. Lo mínimo que puede hacer África es desparramar sus hijos, porque la deuda social intercontinental que tenemos con la masa de pueblos esclavos que le arrancó el naciente capitalismo a África es una deuda que jamás podremos pagar entre todos. Brasil es el país del mundo, después de Nigeria, que tiene la mayor tasa de composición negra. Y Brasil es el experimento social más formidable de integración de todos los tipos de colores de hombres y mujeres que hay en el mundo. Y es un poema a la vida, a la fortaleza. Quienes conozcan de Soteña saben que no existe barbaridad mayor que la pureza de raza, y que cuanto más cruzamiento existe entre los seres humanos es exactamente lo contrario de lo que se dice. Pero es increíble que el sentido reaccionario de la historia, sobre todo en un país como Alemania, con tasa de envejecimiento notoria, tiene una señora que se da cuenta de la trampa de la historia y trata de abrirle la puerta a la inmigración masiva de un pueblo que tiene, en términos relativos, buena calificación cultural y todo lo demás, tras la intención de mejorar la fuerza de trabajo futura de la Alemania. Hay un sentido reaccionario y egoísta que no le permite ni siquiera captar que lo que estaba intentando hacer Alemania no era un mero gesto de solidaridad, sino una profunda conveniencia estratégica en un país que tiene una tasa bajísima de natalidad y necesita reposición de su fuerza de trabajo juvenil.
No creo que Europa en el mediano plazo tenga para perder nada. Por el contrario. Sin embargo, hay una cara reaccionaria de la historia que no acepta. No acepta ni siquiera lo evidente. Y África seguirá pagando con sus muertos, pero no podrán con ella. A pesar de todos los pesares, no podrán con ella, porque la realidad es mucho más fuerte. Porque las democracias occidentales se han decidido a imponer sus criterios a palo, y en cada lugar que han intervenido, han logrado un gigantesco desorden donde todo está garantizado, que está todo mucho peor que antes de que intervinieran, y no porque antes estuviera hermoso, sino por el contrario, estableciendo que toda intervención de afuera no hace más que agravar y nunca mejorar las condiciones de los pueblos. Pero no podemos arreglar el mundo. Lo que podemos es arreglar nuestra conciencia militar para mejorar ese mundo. Y yo estoy aquí para eso, no solo para criticar, tratando de hablar con la gente joven, invitándolos a la militancia social, a la militancia política, a comprometer la vida, porque no puede haber felicidad sin compromiso. Hay que vivir para algo, no por haber nacido. ¿Y qué nos plantean las sociedades contemporáneas? Vivir para acumular plata, cambiar el auto, papá, darte el dije, fui a tal lado, fui al otro, y cuando querés acordar sos un viejo reumático y te pelaste, te fuiste. Entonces, vuelvo a insistir con la idea que no puede estar alejada la felicidad de la libertad, pero la libertad es una libre elección. Y no pueden estar alejadas del sentido de sobriedad, que significa esto sencillo. Vivir con lo necesario, liviano de equipaje. ¿Para qué? Para tener tiempo libre. Porque si querés tener mucha cosa, recuerda que no compras con plata, compras con el tiempo de tu vida que gastaste para tener esa plata. Y la libertad es tener tiempo libre para las cosas más queridas de la vida. La familia, el cariño, los amigos, la militancia, el compromiso. Parlo del caso della Germania, che ha un tasso di vecchiaia molto alto, dove c'è una signora che a un certo punto si rende conto degli errori storici e cerca di aprire le porte del suo Stato per ottenere nuova manodopera. Questo non si è trattato di un gesto di solidarietà, tutt'altro, ma un gesto di egoismo, di convenienza strategica. In Europa molti non accettano l'evidenza di questo cambiamento, cioè che l'Africa pagherà ancora con i morti questa situazione storica. Ma la realtà è più forte e l'Occidente, in ogni situazione in cui ha tentato di intervenire e di imporre le proprie idee, ha creato molto più disordine di prima, perché un intervento esterno crea solo una realtà peggiore. Per migliorare invece la situazione dovremo guardare dentro la nostra coscienza e migliorarla. Questo lo possono fare i giovani, voi giovani, con la militanza sociale e politica, perché non esiste una felicità senza impegno. Dovete vivere per qualcosa,
vivere impegnandovi e non per consumare, altrimenti diventerete vecchi e vi renderete conto di aver sprecato tutta la vostra vita. Ripeto, la libertà è la via della felicità, ma la libertà è una scelta. Dobbiamo scegliere di vivere solo con quello che è necessario, con pochi bagagli che ci appesantiscano. Dobbiamo avere tempo libero, perché quando noi compriamo, non compriamo con il denaro, ma con il tempo della vita che abbiamo utilizzato per guadagnare questo denaro. Quindi è nostro diritto avere la libertà di avere tempo libero per i nostri familiari, per le cose che vogliamo fare, per i nostri amici, per i nostri amori. Questo è importante. Un abbraccio, Ernesto. Okay, Angel. Angel. Sono sul grande, Pepe. Grande. Grazie per il trabajo. Grazie. Pepe, sono sul grande. Ho visto anche in grosso.